Ogni legislatura, sia nazionale sia regionale, è contrassegnata da oltre 20 anni da iniziative legislative più o meno consistenti di riordino istituzionale. In alcuni casi si è anche messo mano alla Costituzione, come è avvenuto con la riforma del titolo V nel 2001. Dal 1990 ad oggi ci sono succedute ipotesi, soluzioni, dibattiti moltissimi, scelte, molte di meno e anche confuse. Negli ultimi 25 anni sono cambiate competenze, funzioni, ruoli, immagini pubbliche ed organizzazioni delle regioni e delle province. Anche oggi affrontiamo in questa sede un progetto di legge che si occupa proprio del riordino delle funzioni di governo, di regione, provincia, città metropolitana, eccetera. Un progetto di legge presentato prima dalla Giunta, poi dalla maggioranza come un progetto frettolosamente blindato, impedendo, al di là delle operazioni di facciata, qualsiasi forma di confronto reale nelle commissioni, con i consiglieri, qualsiasi forma di ascolto reale delle organizzazioni sindacali, e quando parliamo di organizzazioni sindacali intendiamo tutte le organizzazioni sindacali, le associazioni, dei territori, dei lavoratori coinvolti in questa riorganizzazione. Quindi frettolosamente si scriverà un nuovo, inutile e dannoso capitolo di una storia che data le origini dalla sua fase più recente negli anni conclusivi della cosiddetta Prima Repubblica. Il confronto sugli assetti istituzionali del nostro Paese si è fatto più serrato a partire dal 1990 ed ha prodotto diverse, anche fra loro contrastanti, soluzioni normative. In questo disegno le province hanno rivestito e purtroppo rivestono ancora un ruolo importante, un ruolo ambivalente, ondivago e contraddittorio, un ruolo che ha caratteristiche opposte a quelle di un'operazione di semplificazione amministrativa. Negli ultimi 25 anni abbiamo assistito a processi di decentramento amministrativo con la Bassanini del 96, ad investimenti molto spinti sul ruolo e sulle funzioni delle province, a duplicazione di competenze e potestà regionali. Non meno di un quarto del personale interessato dal processo di riordino di cui discutiamo oggi è al momento dipendente delle province a seguito di altri processi di riordino, processi che non risalgono alla notte dei tempi ma pochi anni fa. Dal 2011 ad oggi, con un approccio ondivago e tante parole, tuttavia mai trasformatosi in fatti reali, vale a dire in poltrone che calano, in servizi che migliorano, in processi che si semplificano, prende corpo l'ipotesi di riordino di revisione del ruolo delle province. Comincio a Monti, nella conferenza stampa famosa per le lacrime della ministra Fornero. Si parlò, fra le altre cose, di pensioni di province, annunciando che sulle prime, le pensioni, ci sarebbe stata qualche difficoltà e che le seconde, le province, sarebbero state cancellate. Non è proprio andata così, perché dopo 3 anni e mezzo, dopo tante conferenze stampa, dopo un anno di governo Monti, le elezioni politiche del 2013, 2 primarie del PD dagli esiti opposti, 10 mesi di Letta ed 1 anno e mezzo di Renzi, sono stati confermati i problemi per le pensioni, è stato creato e non risolto il problema degli esodati, ma le province se la sono cavata. Il problema da cui partiamo oggi è proprio questo, il riordino che si deve fare. È un riordino, l'ennesimo, che si fa in presenza di province ancora esistenti, moribonde perché sono state portate al dissesto, ma tuttora esistenti. Bisogna andare avanti come un rullo compressore, diceva Renzi parlando della riforma sulle province, e così dicendo, invece di abolirle, è stata abolita la democrazia. Invece di abolire le province, avete abolito gli elettori. Ma lo si deve fare lo stesso il riordino, mentre quello che si sarebbe dovuto fare, la vera abolizione delle province, non la si è fatta. Così, dopo riforme costituzionali fallite, decentramenti amministrativi con esiti gravemente contraddittori, inversioni di linea su tutti i fronti, promesse aiose e conferenze stampa ogni mezz'ora, le province continuano ad esserci. Continuano ad avere presidenti, consigli, costi, funzioni e competenze. Corpi, quelle delle province, da svuotare, da ripulire se si parla del personale. Corpi da imbalsamare e conservare se si parla degli organi politici per nulla rappresentativi. Corpi in cui sopravvivono presidenze, incarichi, bilanci, funzioni di segreteria e servizi generali. Una situazione connotata dall'incertezza e dalla confusione, incertezza che regna sovrana su chi nelle province lavora. Trasferimenti, distacchi, elenchi, riallocazioni, esuberi, soprannumerari, competenze residue e relativo personale. Questa è la terminologia utilizzata dal progetto di legge, affrontando le questioni delicate del personale delle province, che al termine del processo di cui oggi viene scritta una bruttissima pagina, sarà spalmato fra 4 distinte condizioni o collocazioni. La prima, quelle delle province che continuano a vivere, nelle quali resteranno diversi lavoratori in un limbo, in attesa, non si sa di cosa, perché la via maestra è e rimane quella che non si è voluta finora intraprendere, cioè l'abolizione delle province stesse tramite un intervento costituzionale. Poi la regione, dove verranno trasferiti i dipendenti, che si dovranno occupare delle competenze che arrivano o tornano in regione. E poi le agenzie, quelle esistenti o quelle che ci
inventiamo apposta per questa occasione, nella quale trasferire parte del personale provinciale o distaccare funzionalmente il personale regionale impegnato su competenze che verranno gestite dalle agenzie. Poi con un salto triplo, rovesciato e carpiato, la possibilità di essere dapprima trasferita alla regione per godere poi di un distacco funzionale in quanto regionale alle agenzie. In realtà ci sono anche altre possibilità, fra le quali ricordiamo quella delle aree vaste, soggetti che senza sostituirsi alle province potranno però gestire in forma associata alcune funzioni sulla base di convenzioni stipulate dalle province stesse. Da ultimo, forse i centri di competenza e le unità di missione, luoghi virtuali o reali nei quali fare confluire dirigenti, funzionari e personale per l'esercizio di tutto ciò che non si capisce bene come potrà essere gestito domani. C'è un vizio grave a monte di questo sedicente riordino, un vizio che rende inspiegabile in una logica di buona amministrazione la scelta di operare comunque, operare subito con questa fretta e questa confusione. Scelte le cui ragioni diventano però evidenti se ricorriamo ad una logica costruita in funzione della calcolata creazione di un'immagine falsa di efficientismo e rapidità. Al vizio a monte corrispondono vizi a valle, fra i quali ci limitiamo in questa sede a ricordare solo alcuni. Innanzitutto la forte agenzializzazione delle competenze regionali. Non è che le agenzie siano il male assoluto, la scelta di svolgere competenze e funzioni ricorrendo al modello istituzionale ed organizzativo è da correlare alla specificità di settore, contesti, obiettivi, dominanza di attività. Il problema è che qua nascono o si rafforzano in una logica diretta alla garanzia del controllo esclusivo da parte della Giunta, sottraendo in questo modo parte rilevantissima delle attività regionali al confronto ordinario con l'Assemblea, con i territori, con le associazioni, con i cittadini. Le agenzie a volte possono anche essere il luogo nel quale occultare direzioni generali nascoste, incrementando il numero delle strutture e degli apicali. E non è vero che la Regione è un ente di sola programmazione, la Regione è anche un ente di programmazione e di indirizzo, ma riveste importanti funzioni gestionali, se no non si capisce perché dobbiamo far nascere o rafforzare le agenzie. Il personale dei servizi tecnici di bacino che transiterà nelle agenzie di sicurezza territoriale della protezione civile e nell'agenzia della prevenzione, ambiente ed energia, che cosa faceva prima e che cosa farà domani se non attività gestionali fondamentali? Il personale dei centri per l'impiego che entrerà nella Rediviva Agenzia Regionale per il Lavoro, risorta con questo progetto di legge dopo che 10 anni fa una legge approvata proprio a fine luglio la sopprimeva. Cosa fa oggi se non compiti di carattere gestionale ed operativo, compiti di sportello per intenderci, rivolti a disoccupati e quando va bene ad imprese? Ed il personale già provinciale, che oltre a quello già regionale, si occuperà in regione di attuazione amministrativa della formazione professionale, di gestione delle politiche comunitarie, che cosa fa o farà se non compiti di carattere gestionale? Poco importa poi che le funzioni gestionali siano in molti casi affidate ad agenzie, si tratta comunque di funzioni gestionali ed attuative che qualcuno deve assicurare. Ma in nome dell'immagine di regione leggera, questo qualcuno non deve apparire, meglio se rientra in soggetti laterali, obliqui, che possono utilmente ospitare molti dipendenti senza scalfire l'immagine accuratamente costruita e promossa di regione snella, ma che non rappresenta un modello di governo trasparente, chiaro e semplice. Sui servizi tecnici di bacino, le cui competenze vengono disarticolate fra più soggetti, quali l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. È senza dubbio importante che la nuova agenzia per la protezione civile come soggetto curi la progettazione e la realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercitando le funzioni afferenti al servizio di piena, nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica, rilasciando pareri previsti dalla normativa di settore. Probabilmente era necessaria una complessiva ridefinizione delle funzioni attinenti alla sicurezza del territorio. Non è invece comprensibile la motivazione in base alla quale le funzioni di concessione, di autorizzazione, di analisi, vigilanza e controllo nelle materie dell'utilizzo delle risorse idriche e delle aree del demanio idrico siano ricondotte a questa nuova ARPA. A ciò si aggiunge il fatto che le funzioni di vigilanza e controllo sono ricondotte ad una sezione particolare dell'ARPA che risponde direttamente al direttore generale, con il rischio che ne venga drasticamente limitata l'autonomia. Su questi aspetti larga parte del personale e anche gli stessi dirigenti degli attuali servizi tecnici di bacino si sono espressi manifestando la propria fermissima ed argomentata contrarietà in modo del tutto trasparente. A noi del Movimento 5 Stelle piace la trasparenza ed apprezziamo moltissimo che i dipendenti dimostrino senza alcun timore le proprie convinzioni in ordine alle misure organizzative e funzionali che attengono il loro lavoro. Se si accede tranquillamente a questi spazi di trasparenza vuol dire che si pensa che ci possa essere la libertà di farlo. Per questo intendiamo vigilare sul fatto che non si manifesti anche nel tempo alcuna forma di discriminazione o di penalizzazione nei confronti di quanti hanno espresso
contrarietà rispetto alle soluzioni proposte dal progetto di legge. In conclusione, su questo progetto di legge non possiamo che esprimere parere negativo. Non abbiamo condiviso l'impianto della legge 56, la legge Delrio, e non approviamo la sua declinazione regionale, che per noi si traduce in tutto fuorché semplificazione amministrativa e riduzione dei costi. Grazie.